Primo premio Festa della Bandiera, 18ª edizione, al maestro orafo Michele Affidato per aver contribuito in modo costruttivo a far emergere l'eccellenza calabrese dell'arte orafa con creazioni preziose, universalmente uniche. Il riconoscimento realizzato su pietra leccese da un altro maestro orafo castrovillarese, Stefano Marino, che rappresenta il logo ufficiale della festa realizzato da Luciano Mastrascusa, gli è stato conferito nel suggestivo scenario del San Bernardino di Murano Calabro. Grazie veramente al maestro, io solitamente sono abituato a realizzare e premiare altri, oggi invece vengo premiato io. È bello essere premiati perché questo ti fa capire che forse qualcosina di piccolo e di buono stai riuscendo a fare con la tua attività, per cui ancora grazie ancora a tutti voi. E così tra storia, fede, leggenda, Murano Calabro, uno dei borghi più belli d'Italia, fino a sabato 20 agosto è pronto per dar vita alla Festa della Bandiera, rientrata tra le 10 rievocazioni più importanti per il Ministero della Cultura, evento organizzato dalla locale amministrazione comunale e dall'associazione Culture Murano. Un'edizione straordinaria, in una Murano straordinaria, all'interno di una Calabria straordinaria. Oggi premiamo Michele Affidato, che è uno dei figli prediletti di questa terra, un'eccellenza, abbiamo deciso di premiarlo oggi, di iniziare così questa edizione che si presenta come un'edizione che rimarrà nella storia. Oggi siamo fieri e orgogliosi di poter annoverare la Festa della Bandiera tra le prime dieci rievocazioni storiche d'Italia. La 18ª edizione della manifestazione è anche un'edizione straordinaria, dal momento che a causa dei 2 anni di pandemia si è scelto di non celebrarla nel consueto mese di maggio, anche se non cambiano le sorprese e le conferme di una delle più attese kermesse storico-culturali. Un grande contenitore, negli ultimi anni ha cominciato a prendere una strada molto più variegata, primo fra tutti l'introduzione del Festival del Teatro di Strada. Quest'anno siamo alla 3ª edizione, artisti provenienti da tutto il territorio nazionale ed europeo, grazie alla cura del maestro Antonello Gialdino. Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Paola Chiodi e dal direttore artistico Andrea Magnelli, impreziosita dall'arrivo dei musici Arma Murani, che hanno dato l'avvio a quello che sarà poi nelle altre 2 giornate il corteo dell'Universitas Murani e della cerimonia di investitura del maestro giurato, premiati i vincitori della 2ª edizione del contest fotografico Morus Click.